Buonasera, buonasera brava gente, mi sentite? Beh, siamo arrivati a Termini, il viaggio è andato bene e ora è il tempo di uscire fuori e viviamo il nostro momento. Eccoci qua brava gente. Come va? C'è gente che arriva, gente che parte. Poveri cristi. Sto uscendo, è tempo di uscire fuori, eccoci qua solo un attimo. E voilà, brava gente, come state intanto? Ringraziamo il buon Dio che il viaggio di Papa Francesco a Marsiglia sul Mediterraneo ha parlato di emergenza umanitaria, ha detto è l'umanità che manca. E allora la grande domanda è questa, cioè dove poter attingere e fare un carico di umanità? Se non dal Vangelo, brava gente, se non dal Vangelo, Il Vangelo è la pagina più bella, più significativa, quella che davvero ci carica di umanità. Andiamo avanti, brava gente. Allora ascoltiamo, ascoltiamo e ci prepariamo a questa domenica, giorno del Signore, e diamo il buon esempio, brava gente, ai nostri figli andando a messa, va bene? E allora ve lo chiediamo il buon esempio, lo diamo? Senza far predica, senza dire niente, perché vedrete che poi vi seguiranno, E allora, eccoci qui, buonasera ragazzi. Fate i bravi, Eccoci qua. E allora, vogliamo insieme ascoltare, In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornate i lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono, uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma se io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te, non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?
così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Brava gente, eccoci qui in mezzo alle strade di Roma. Come state? Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo Vangelo ci offre davvero tanti spunti spirituali, sociali, ma inizierei dalle uscite di Gesù. Avete visto, Gesù si paragona al padrone della vigna e che esce al mattino, esce al pomeriggio, esce alle 3, esce alle 5, esce anche alla fine. Ecco, sono 5 volte che Gesù, è interessante questo verbo, perché indica la dinamica di Dio di cercare l'uomo, di andare incontro all'uomo, di venire verso di noi, di preoccuparsi di ciascuno di noi, prende le persone che incontra, le prende con sé, le porta con sé, e desidera che siano, ed è il secondo spunto, che siano delle persone impegnate, non delle persone che stanno senza far niente, delle persone impegnate, brava gente, delle persone impegnate. Qui potremmo dire che Gesù davvero è contro la disoccupazione, desidera che le persone lavorino, no? Poi c'è un altro aspetto che Gesù ha stima, perché Gesù vuole che l'uomo si impegni nella sua vigna, cioè significa che ci stima, che crede in noi, che sa che possiamo dare molto per la Chiesa, per la società, per l'umanità. Ognuno di noi può dare davvero molto. Questo fatto che il Signore chiama e dice vieni a lavorare nella mia vigna, significa che Gesù ci sta dicendo io credo in te. Scriviamolo, brava gente, nei commenti. Tu, Signore, credi in me, credi in me, Signore. Capite quanto è importante? Perché questo poi dona fiducia, dona robustezza, ti fa stare ben piantato a terra, le tempeste non ti abbattono, perché tu hai questa roccia. Ancora un Gesù che è generoso. Un Gesù che è generoso, un Gesù che ci viene incontro, abbiamo detto, un Gesù che ci stima, un Gesù che crede in noi, un Gesù che è generoso, è generoso, brava gente, perché non sa guardare quanto tempo, quale tempo abbiamo vissuto con Lui, anche se abbiamo impiegato poco tempo, Lui è generoso. E qui, brava gente, viene fuori questo atteggiamento a volte mediocre. Ma come, io ho lavorato tutta la giornata, mi dai tanto, e tu hai lavorato, lui ha lavorato un'ora, no? Fare sempre i paragoni. No, fidiamoci di Dio, brava gente. I paragoni non si fanno, Perché qui c'è anche una questione di giustizia sociale. Perché è vero che quello ha lavorato tutta la giornata e l'altro solo 2 ore, ma quante umiliazioni ha subito l'altro che stava lì e non cercava lavoro, non trovava lavoro. Quante umiliazioni. E allora Gesù ripaga anche quello. È un modo di leggere in profondità il Vangelo, brava gente. E poi credo che la grande domanda sia questa. Vogliamo avere un cuore grande, come ce l'ha il Signore con tutti noi, o un cuore piccolino? Io spero che ciascuno di noi voglia avere un cuore grande. Andiamo avanti, brava gente, andiamo avanti, va bene? Forti? 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 Davvero forti, brava gente. Io faccio un saluto adesso, perché capite che non è proprio semplice camminare in mezzo a Roma, e devo pigliare il bus per andare a casa in convento,
andiamo avanti, forti. Comunque oggi ho incontrato tanta brava gente a Bologna, li saluto tutti. È stato un momento bellissimo, perché mi accorgo che la brava gente sta davvero dappertutto, eh? Forti, forti. Guardate qua, se non sbaglio stiamo a Santa Maria Maggiore. Adesso ve la faccio vedere, però è la parte, non vorrei sbagliarmi, però. Ecco qua, vediamo. Guardate che bella Roma, eh? Eccoci qua. Andiamo avanti. Allora, c'era solo un saluto. Dove è stato? Ve l'ho messo. È una parola, brava gente. Eccoci qua. Vediamo, lo trovo perché l'avevo segnato. Sì. Eccolo qua, l'ho trovato, eh? Allora, Eva con il marito Massimo e il figlio Simone fanno gli auguri alla mamma Carmela per il compleanno, eh? Ogni bene, eh? Forti. Allora, buona domenica, brava gente. Vi ricordo l'appuntamento del 6 novembre, i bambini a Roma, poi insomma ci sarà qualcuno che dirà tutto e anche bene. Poi dopo quell'annuncio io insomma vi dirò com'è la macchina organizzativa, va bene? Forti, è una preghiera vicendevole, brava gente, ok? Ogni bene, Buona serata, brava gente, buona domenica, brava gente, Vi lascio con un'immagine più carina della mia, eccoci qua, eh?